I piccoli Marx, capitolo 3. Edoardo Buso. Mentre Christos girava, partiva in moto per salvare il mondo, in Pakistan si flettevano le acque scure di un'inondazione. A New York un pazzo cucinava carne umana e la vendeva come hamburger. Mentre in Piemonte, in Italia, re Vittorio Emanuele con re Edoardo VII si dava la cura di acque termali e beveva un'acqua proveniente dalle terme solforosa per andare bene di corpo. Gli irlandesi si ribellavano agli inglesi disseminando le campagne di patate e di lordure. C'era tutto intorno a Torino un grande puzzo di escrementi e di rifiuti, mentre tutto era decrepito perché il wifi non funzionava più bene e pareva di essere tornati al Medioevo, nei paesi del sud-est asiatico, mentre la popolazione si raddoppiava, mancavano le fogne e i gabinetti. In Irlanda, a Dublino, un poeta narrava la ribellione degli irlandesi contro il Regno Unito. C'era in quella città un'atmosfera cupa, grigia. La gente stava all'interno delle birrerie a bere birra scadente, whisky anacquato o acquavite di grano. Il cielo era plumbeo mentre si sentiva l'odore degli hamburger che friggevano e di un gruppo di zingari che sull'argine a Punta Maquid ballavano musica celtica con i piedi nudi. Il gorilla stava riportando i bambini a Punta Maquid dopo il soggiorno in Belgio, ma poi si fermò ad osservare un simpatico cagnetto, un bastardino dal pelo giallo, e chiese agli zingari che danzavano nel cielo plumbeo vicino all'argine del Roncaiete di dare a lui quel cagnetto. Uno dei bambini era stato smontato durante il viaggio in Belgio e lasciato al casello autostradale. Un altro bimbo fu scambiato con gli zingari che partirono con la loro Mercedes nera. Intanto la madre del ragazzo tornava di sera dall'università della terza età e andava stranamente per lei a farsi una birra nell'osteria lì sotto. Due grebani la offesero e lei tirò fuori uno spray e glielo sparò sugli occhi. Christos, che era passato dall'India al Bangladesh, correva con la sua moto e si fermava ogni tanto a meditare per la strada davanti a un cucomero per mitigare, mangiando qualcosa di fresco, l'arsura di quel clima. E poi con dei facchiri faceva a gara a chi pisciava più in alto stando in una posizione di yoga. Il mondo era diviso da questo cielo plumbeo. La birra scorreva mentre un ragazzo guardava delle belle ragazze a Los Angeles che giocavano a pallavolo sulla spiaggia. Domandava poi a un prete del paese di Punta Maquid come si poteva concentrarsi solo sul colore grigio, sul plumbio, sulla birra irlandese o tedesca e tralasciare i campi da beach volley e il mare e il sole. Il prete non aveva una risposta, la focalizzazione non bastava, stava avvenendo un evento conclusivo, la fine di una storia cromatica, tanto che solo Christos poteva rispondere ai dubbi che travagliavano le percezioni distorte dell'umanità. Solo lui gioiva mentre il mondo sprofondava nel caos psichico.